Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova rubrica interviste speciali di Misterezze 2000. Oggi andremo ad intervistare Anna Covone, meglio conosciuta come Tutto su YouTube. Allora Anna, cominciamo subito con la prima domanda. Dici chi sei e che cosa fai nella vita? Ciao Ezio, ciao a tutti. Io amo definirmi essere una blogger, una freelance, perché penso che siano queste poi le attività che mi caratterizzano di più, almeno professionalmente, in quanto il mio blog, sul quale scrivo di marketing, SEO, strumenti per YouTube, è, diciamo, il punto d'inizio di tutta quanta la mia attività sul web. Da freelance invece seguo progetti per aziende che vogliono utilizzare YouTube per raggiungere i loro obiettivi, mentre diciamo che il canale è un po' un progetto parallelo, molto più personale, è un modo per me per condividere in maniera un po' più informale quelle che sono le mie passioni e le cose che scopro tutti i giorni sul web. Da quanto tempo sei su YouTube e che cosa ti ha spinto a caricare il primo video? Ho aperto il canale senza nemmeno pensarci troppo su, in realtà non pensavo poi di portarlo avanti così costantemente, volevo soltanto sperimentare quello che significava fare dei video, sperimentarlo in prima persona, interagire con la community di YouTube, con le persone che usano la piattaforma di YouTube e quindi avere un'esperienza diretta di quelli che erano i temi che trattavo nel mio blog. Cioè, a un certo punto mi sono detta: Anna, non puoi sempre scrivere di video, visto che tutti i giorni scrivi di video, forse è il caso che almeno ci provi a farne uno. E diciamo che il primo periodo è stato un po' un test, ero molto timida e impacciata. Poi, dopo alcuni mesi, ho cominciato a vedere un po' di interazioni sui miei video e ho deciso di continuare questa attività su YouTube in maniera più costante. Qual è, a tuo avviso, l'attrezzatura minima necessaria per far sì che i nostri video vengano apprezzati? Cosa ci vuole per cominciare? Allora, innanzitutto un'idea, una strategia, cioè non possiamo pensare di caricare video a caso su YouTube, ma secondo me deve esserci un'idea portante, un progetto dietro al canale. Dopodiché possiamo pensare alla strumentazione tecnica, solo dopo di questo. Secondo me non vanno assolutamente sottovalutati elementi come l'audio e la qualità del video. All'inizio io non avevo possibilità di fare video con una qualità migliore. Lì facevo riprendendomi direttamente dalla webcam incorporata nel computer, ma mi sono resa conto che da quando faccio video in maniera più professionale sicuramente i risultati sono migliori, anche se anche io ho ancora tanto da imparare perché non sono bravissima con gli strumenti, però secondo me dovete avere almeno una telecamera che fa video in HD, un buon microfono, questo semplicemente perché lo spettatore, se guarda un video in cui l'audio e il video sono buoni, lo guarda in maniera più rilassata e quindi per lui è anche più piacevole. Dopodiché dovete utilizzare un qualsiasi strumento di editing, che può essere quello che già trovate installato sul vostro computer, oppure andare su soluzioni più professionali, ma di solito anche soluzioni abbastanza di base possono bastare per cominciare questa attività. Poi, se vediamo che ci sono risultati, la voglia di andare avanti, piano piano, insomma, ci si specializza. Domandona, allora, che cosa ne pensi dell'attività fisica? Secondo me l'attività fisica è fondamentale, ma non soltanto per un fattore estetico. Ti può aiutare a raggiungere una forma che ti piace di più, quindi ad esempio a dimagrire o ad aumentare la massa muscolare. Ma secondo me la cosa importante, il valore aggiuntivo che porta il fare attività fisica alla nostra vita è soprattutto nel andare a prevenire certe malattie. Di cui può soffrire il corpo umano, perché l'attività fisica comunque aiuta a mantenere il corpo sano. E poi, secondo me, se ne ricava anche un certo benessere psichico, perciò credo che abbia un ruolo fondamentale e un pochino di attività fisica andrebbe fatta da tutti. Anna, ti ringrazio per la tua presenza, ma anche pazienza per il tempo che ci hai dedicato. Ciao Ezio, ti ringrazio, ciao a tutti, in bocca al lupo per i vostri progetti, buoni video e per qualsiasi domanda mi trovate nei commenti. Ciao! Mando un caro saluto ad Anna, ma anche a tutti voi. A presto, Ezio.